cambia siamo noi. RUSCO è un acronimo che significa riparo, uso e scambio comunitario, ma è anche in bolognese una parola che significa spazzatura. E noi appunto abbiamo voluto giocare su questa ambivalenza, che è una cosa che è inutile, potrebbe poi in realtà attraverso il riparo, attraverso l'uso, attraverso lo scambio, tornare ad una nuova vita generando del valore, valori sociali, valori di aggregazione, valori ecologici. Chiunque parli di RUSCO a Bologna si sa di cosa stiamo parlando e quindi è anche divertente. L'associazione RUSCO nasce un anno e mezzo fa da un'iniziativa di amici che davanti a una pizza e una birra hanno incominciato a chiedersi cosa fare di concreto per dare un contributo al cambiamento di una società e di un'economia che non ci convinceva. Per cui abbiamo preso contatto con la Repair Café Foundation di Amsterdam per cercare di capire la loro esperienza, ci siamo anche offerti di andarli a visitare e quando abbiamo capito che quel modello coniugava partecipazione sociale a un'idea di rifiuto dello spreco, tutto legato da un discorso di divertimento, di amicizia, di socialità, abbiamo pensato che questa cosa qui avrebbe potuto funzionare. Qui dobbiamo sfidare. I Repair Café sono sostanzialmente dei momenti di partecipazione legati alla necessità della riparazione o recupero di prodotti che normalmente andrebbero buttati nella spazzatura. Non abbiamo neanche voluto condizionare la nostra attività ad un luogo fisico, perché ci siamo resi conto che alla fine serviva relativamente, noi andiamo dove ci invitano. Normalmente qualche giorno prima dell'evento noi mandiamo una mail a tutti i nostri simpatizzanti, a coloro che hanno manifestato interesse, indicando il luogo, le ore. Dopodiché la nostra condizione che poniamo è l'unica, è la partecipazione attiva della persona alla riparazione. Quindi la persona si presenta il giorno stabilito con un oggetto, il tavolo della riparazione è partecipato da alcuni volontari che sono particolarmente abili nella riparazione. La persona si siede a fianco a questo tutor, chiamiamolo così, e incominciano ovviamente a analizzare il problema. È rotta la cosa? Va bene, cambiata. È rotta. Adesso gliela faccio vedere. Ho appena terminato una statistica sugli oggetti che sono stati portati nel 2018. Che un buon 60-70% sono apparecchi elettrici. E per apparecchi elettrici intendo tutti quelli che sono piccoli elettrodomestici, sono frullatori, mini pimer, aspirapolveri. Tra l'altro risulta anche più facilmente riparabili, perché normalmente il tipo di guasti sono abbastanza banali. A volte possono capitare anche degli apparecchi complessi, soprattutto quelli elettronici. Le persone che vogliono ovviamente partecipare ai Repair Café lo possono fare gratuitamente, non chiediamo nulla in cambio. Ci fa molto piacere se riconoscono il valore dell'iniziativa lasciandoci un'offerta. Noi lavoriamo dalla base, per la comunità, con la comunità. Un cambio del modello culturale è imprescindibile,
dobbiamo ridurre il nostro livello di consumo, cominciare a mettere noi stessi in discussione. Io credo, diciamo, che noi dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti, perché nel riciclaggio non è mai ad impatto zero. La riparazione, diciamo, è un passaggio, diciamo, psicologico fondamentale, ma che serve anche a prendere coscienza delle proprie capacità. Direi che è quasi terapeutica. Per me l'Italia che cambia è una speranza, è il percorso che dovremmo, diciamo, seguire per riuscire a ricostruire il nostro immaginario.